Salve a tutte e tutti. Beh, voglio fare una breve riflessione mattutina. Appena fatto colazione, su questa incipiente violenza negli stadi. Com'è possibile che ritorna? Tutti dicevano che era stata sconfitta negli anni 70. Tutti affermavano che era stata sconfitta negli anni 80. Tutti promettevano che l'avrebbero debellata negli anni 90, però arrivato il 2000 non ci sarebbe più stata. Nella decada del 2000-2010 è ritornata e adesso stiamo 2014, è più virulenta che mai. Come mai che il calcio, che è un gioco, sia così serio da motivare violenza, di uccidere ma anche di venire uccisi in nome di uno sport, di un gioco. Forse perché non c'è sufficiente sfogo politico alle tensioni sociali, economiche, che la gente si riversa negli stadi. Così fanno due cose. Cercano di divertirsi e di essere sovvertivi tutto in uno. Come se le Brigate Rosse avessero fatto attentati negli stadi di tennis e di hockey, per dire. Si andavano a divertire con lo sport e ammazzavano. I tifosi di oggi sono lo stesso. Sono dei terroristi, che vogliono passare un po' di tempo guardando uno spettacolo. Poi, quando si stancano, iniziano a fare quello che di più gli piace, ammazzare. Ma la colpa di tutto questo è chi ce l'ha? E poi una breve riflessione. Questa violenza negli stadi di calcio si sta viralizzando anche a altri sport ed è un fenomeno mondiale. Ma noi in Italia vogliamo avere in questo almeno il primo posto. Che tristezza. Che la gente si scordi che è un gioco e che si inizi ad ammazzare in nome del gioco. Il gioco è bello quando dura poco. Che qualcuno lo interrompa, altrimenti sarà tanto responsabile di quello che succede, che addirittura si può sospettare la connivenza con queste bande criminali. Stanno riuscendo a debellare la mafia, sono riusciti a debellare il terrorismo, almeno così ci dicono, ma non stanno riuscendo a debellare questo fenomeno isolato, improvvisato, di violenza nel calcio. È triste. Per quello che gli dedicherò un altro video in un altro momento, ma Marco Travaglio gli deve indagare un bel po' di cose a questa violenza nel calcio. Le responsabilità, chi sa, chi non sa, cia cia cia. Di chi è la colpa di tutto questo, se già si conoscono i tifosi violenti e le tifoserie violente? Il laissez faire non premia. Beh, però è con tristezza che vedo come la gente si ammazzi per il calcio che è un gioco, uno sport. E non dico che dovrebbero farlo per cose serie, ma. E poi i mondiali di calcio chissà come inizieranno, perché vi andranno violenti di tutto il mondo, che pagano e quindi nessuno controllerà. E poi in Brasile ancora non hanno pronti gli stadi. E poi ci criticano a noi nel nostro mezzogiorno, in Italia. Ecco, in Brasile non hanno neanche collaudato gli stadi che stanno per finire, prove di resistenza massive, che già hanno avuto degli incidenti mortali nella costruzione di alcuni degli stadi più importanti. E permettono, che si realizzi il mondiale, a prescindere dai rischi che possono sorgere per gli spettatori e per i giocatori. E poi, come affronteranno le misure di sicurezza se non sanno neanche fare un test di resistenza agli stadi? Magari non ci saranno misure restrittive antiterrorismo, antitifoseria violenta. Speriamo che tutto vada bene, ma io, a me il calcio non mi piace, quindi non lo seguirò. Anche se
Non dovrò vedere la Rai perché te lo rifileranno mattina, pomeriggio, sera, mattina, pomeriggio, sera, mattina, pomeriggio, sera, il calcio. Ci sono cose molto più importanti nella vita che vedere un gioco sul quale si lucra molto e sul quale non si prendono misure preventive di sicurezza perché è meglio lucrare a limitare l'affluenza dei violenti. Arrivederci, mi raccomando Marco Travaglio, scrivi qualcosa al riguardo. Ciao.